Amici del canale, ben ritrovati! Per la ricetta di oggi, scaloppini con salsa verde al pomodoro. Una ricetta semplicissima, gustosissima, ma soprattutto alla portata di tutti. Come prima cosa prepariamo la salsa verde al pomodoro. Prendiamo l'aceto e spezziamo il pane raffermo all'interno. E ora mettiamo da parte. Nel frattempo, in acqua che bolle, mettiamo a scottare i nostri pomodori per 30 secondi. A questo punto li scoliamo e li trasferiamo in acqua fredda. E ora rimuoviamo la buccia esterna. Dividiamo a metà, rimuoviamo il picciolo. Apriamo in modo da rimuovere gli eventuali semi interni. E ora tagliamo in modo da ricavare dei piccoli pezzettini. Una volta tritati finemente, mettiamo da parte e proseguiamo la stessa cosa con gli altri. E ora tritiamo finemente il prezzemolo insieme ai capperi. A questo punto in una ciotola trasferiamo trito, i pomodorini, il pane che nel frattempo si sarà ammorbidito dopo averlo strizzato. Regoliamo con il sale e un pizzico di pepe. Aggiungiamo l'olio fino ad ottenere una salsa fluida. Passiamo alla preparazione delle scaloppine. Saliamo la carne da entrambi i lati. E ora passiamo le fettine di carne nella farina. In una padella antiaderente versiamo un po' d'olio. Mettiamo a cuocere le nostre scaloppine. Trascorso qualche minuto, giriamo dall'altra parte. Una volta pronte, serviamole accompagnate con la nostra salsina.